Siamo qui con Magnini, il presidente regionale della Scherma, uno sport nobile per una regione che ha comunque sempre amato la Scherma. Direi di sì, la Lombardia rappresenta da un punto di vista quantitativo più o meno il 20% come in tutte le altre discipline, da un punto di vista qualitativo ha anche avuto espressioni di Scherma elevatissime, senza risalire a Mangiarotti, che comunque è stato l'atleta più medagliato esistente al mondo. Possiamo parlare di Arianna Enrico, che ha ricevuto ieri infatti dal CONI il collare d'oro e che è, direi, la campionessa probabilmente del futuro, quella che dovrebbe sostituire la Presidente, lei ancora dà un po' di scherma o no? No, io no. Io ho lasciato ai figli la mia scherma. E questo rapporto con i figli, che come si sono innamorati grazie a lei alla scherma? No, non tanto grazie a me, direi che è stato proprio mio figlio Livio che ha iniziato ad avvicinarsi alla scherma e che tutto sommato è riuscito ad esprimere anche un buon livello, perché è arrivato in nazionale di sciabola, dopodiché ha deciso di fare il musicista e ha cambiato completamente orizzonte. Possiamo dirlo nei Blu Vertigo? Possiamo dirlo? Possiamo dirlo. Possiamo dirlo, ok. Presidente, qual è l'augurio per questo Natale a tutti gli amanti della scherma e agli sportivi lombardi italiani? Beh, l'augurio è di vivere bene o male delle annate di successo come è stata quest'ultima e di continuare a mantenersi uno sport più che nobile, direi pulito, discreto e anche piacevole. Va bene, grazie Presidente. Grazie a voi. Grazie.